Nel 1165 una strana e misteriosa lettera sarebbe arrivata alla corte dell'imperatore di Bisanzio, chiamato Manuele I Comneno. La lettera era indirizzata al sovrano stesso e era inviata da un re che si presentava in termini tutt'altro che modesti. Diceva di essere signore dei signori e diceva di superare in ricchezza e in virtù tutti i re della terra. Trattava con superiorità il suo stesso interlocutore, ovvero l'imperatore bizantino, pur invitandolo gentilmente a visitare le proprie terre. Queste si estendevano nelle Indie e, a detta del sovrano, ospitavano meraviglie di ogni sorta, come animali leggendari o pietre preziose e miracolose, o addirittura la fonte dell'eterna giovinezza. In più il sovrano si definiva come re sacerdote cristiano e nella sua terra non c'erano né i vizi né la menzogna, quasi che si trattasse di un paradiso terrestre. Proprio per questa descrizione di una terra favolosa in Oriente, per di più in mano a un re cristiano, la lettera ha fatto presto il giro dell'Europa medievale, attirando l'attenzione praticamente di tutti, dal popolano al re. Il nome del mittente era Presbitero Giovanni, dove presbitero stava a indicare la sua autorità religiosa, detto anche volgarmente prete Gianni, nonostante appunto non fosse un prete. Per 5 secoli, fino al 1600, in tantissimi hanno viaggiato per trovare il suo regno. In questo video cercheremo di eliminare la patina leggendaria e favolosa della vicenda e di avvicinarci quanto più possibile a fatti e personaggi storici che l'hanno ispirata. Benvenuti in questa indagine sul prete Gianni, l'uomo più misterioso del Medioevo. Per prima cosa dobbiamo partire dal distinguere gli elementi che possono servirci per un'indagine sull'ipotetica esistenza storica del prete Gianni dagli elementi evidentemente puramente leggendari. Quindi bisogna dire subito che la lettera è quasi sicuramente un falso. Se avete visto altri miei video, forse sarete stupiti perché sapete che di solito si scopre l'autenticità o meno di un documento verso il finale, ma in questo caso è indispensabile saperlo subito per eliminare gli elementi puramente leggendari. La lettera è probabilmente un falso perché contiene evidenti elementi che fanno ipotizzare che sia stata scritta in Occidente e non inviata da un sovrano orientale. Intanto, per esempio, essendo destinata all'imperatore bizantino, avrebbe dovuto essere scritta in greco, che era la lingua da lui parlata, e non in latino. Potremmo ipotizzare che quella arrivata fino a noi sia una traduzione in latino di una lettera originale in greco, ma non c'è nessuna prova di questo, anzi tutto fa pensare che il testo sia stato scritto direttamente in latino. In più, il contenuto della lettera mostra di essere influenzato da testi in voga all'epoca nella cultura occidentale, come i sempreverdi racconti delle gesta di Alessandro Magno in Asia, uniti alle informazioni sull'Oriente contenute in Plinio il Vecchio, anche le storie di Sinbad il marinaio mescolate al testo apocrifo degli Atti di Tommaso. Quindi la lettera sembra di più nata dalla cultura e dall'erudizione di un chierico occidentale esperto di letteratura antica, piuttosto che dalla corte di un re indiano. Il fatto che la lettera elenchi decine di creature leggendarie come i grifoni o i metagallinari, oppure la fonte dell'eterna giovinezza, o anche uno specchio che permette di vedere tutto quello che avviene all'interno del regno e anche le cospirazioni ai danni del sovrano, certamente non giocano a favore dell'autenticità del suo contenuto. Nel tempo si sono susseguite traduzioni e rielaborazioni della lettera stessa e ogni volta il gioco era chi la sparava più grossa, aggiungendo dettagli sul regno del prete Gianni, quindi è chiaro che da questo punto di vista la lettera si inserisce nella tradizione delle leggende sull'Oriente. Nel Medioevo l'Oriente era poco conosciuto e quindi era una terra dove collocare ogni invenzione possibile, dando sfogo a fantasie e simbolismi religiosi. Il prete Gianni sarebbe stato anche un discendente dei re magi e nella letteratura dell'inizio del XIII secolo andò addirittura a finire dentro la leggenda del Sacro Graal, e da qui in poi ce n'è a volontà. Umberto Eco è riuscito a costruire un intero romanzo su tutte le fantasie nate intorno al prete Gianni e questo romanzo è intitolato Baudolino. Se vi interessano quelle, sapete quindi dove reperirle, ma in questo video non le tratterò per concentrarmi invece sui dati che possono essere rilevanti per identificare la vera figura storica dietro al prete Gianni. Prima di arrivare al punto, potremmo domandarci intanto perché qualcuno abbia scritto questa falsa lettera.
Forse era solo uno dei tanti scritti sulle meraviglie dell'Asia con lo scopo di intrattenere, ma in questo caso avrebbe avuto più senso che fosse un trattato o un componimento poetico. Più probabilmente era uno strumento di propaganda politica e religiosa occidentale anti-bizantina. Infatti, nonostante il prete Gianni si rivolga all'imperatore Emanuele I Comneno in tono pacifico offrendogli un'alleanza, tra le righe quasi lo insulta e gli manca di rispetto. Non gli riconosce neanche il titolo di imperatore, chiamandolo semplicemente governatore, definisce i suoi sudditi miseri greci e gli ricorda che nonostante si faccia venerare quasi come un essere immortale, lui è semplicemente un uomo soggetto a peccato e morte. Per sintetizzare la vicenda della lettera, diciamo che nel 1165 qualcuno ha scritto questo documento falso firmandosi come prete Gianni, l'ha riempito di meraviglie sul mondo orientale e ci ha inserito la giusta quantità di propaganda anti-bizantina quanto bastava per fare contenti i poteri occidentali, in particolare il Papa. Però dobbiamo dire che la leggenda del prete Gianni esisteva già prima di questa lettera, che ha semplicemente abbellito la storia, e quindi anche se la lettera è falsa non vuol dire che siano del tutto false le cose che racconta su questo personaggio. L'importanza del prete Gianni era in particolare collegata all'immaginario delle crociate. Nel 1145 Papa Eugenio III aveva bandito la seconda crociata per riconquistare la contea di Edessa, che si trova nell'attuale Turchia, un punto strategico fondamentale per i cristiani. I crociati avevano già ben prima della nostra lettera la speranza che esistesse un regno cristiano a Oriente, più a Oriente della Terra Santa, che potesse venire in loro aiuto militarmente. Possiamo quindi concentrarci sulle informazioni che la falsa lettera dà, che potrebbero essere tratte da una storia preesistente, volendo credibile. Non a caso la maggior parte del background verosimile è collocato proprio all'inizio della lettera. Il prete Gianni si definisce un re sacerdote, cosa plausibile nelle culture orientali. Dice che 72 sovrani gli sono tributari e, a parte il numero, è possibile che esistesse un leader sopra altri leader, un po' come un imperatore occidentale. Dichiara di essere cristiano, ma che non tutti i popoli sotto di lui lo sono, comunque intende pure lui sconfiggere i musulmani. I suoi domini si estenderebbero sulle tre Indie, in un imprecisato oriente, più o meno dove è collocata la tomba di San Tommaso. La più antica tomba di San Tommaso viene effettivamente collocata dalla tradizione a Mylapore, ancora nell'attuale India. Tolta la patina del favoloso, comunque un nucleo sensato della storia del prete Gianni rimane. Infatti non era del tutto pazzo il Papa Alessandro III che ha risposto alla lettera sperando nell'effettivo aiuto del prete Gianni contro i musulmani, e neanche la corte dell'imperatore Federico Barbarossa se ne disinteressò del tutto. E infatti dal XII secolo in tanti si sono messi alla ricerca del prete Gianni. Nessuno ha trovato esattamente quell'uomo pieno di caratteristiche favolose, però noi oggi possiamo metterci quantomeno alla ricerca degli uomini o dell'uomo che ha ispirato la leggenda. E forse vi sorprenderà sapere che lo troveremo. I portoghesi sono probabilmente i più grandi esploratori della prima età moderna. Non a caso sono proprio loro che nella storia hanno investito le maggiori risorse per trovare effettivamente il regno del prete Gianni. E lo hanno fatto tra il 1400 e il 1500, quindi 4 secoli dopo la lettera da cui siamo partiti, questo per dire quanto ormai la leggenda fosse conosciuta e influente. I portoghesi in quest'epoca conoscevano abbastanza bene, sicuramente meglio di quanto si conoscessero nel XII secolo, l'India e l'Asia. E non gli sembrava di essersi imbattuti in quei posti nel regno del prete Gianni. Allora hanno pensato che il regno doveva essere forse in Etiopia. Se vi chiedete cosa c'entri adesso l'Etiopia, bisogna dire che l'Etiopia veniva a volte considerata parte delle Indie e era detta l'India di mezzo. Questo era un errore diffuso nell'antichità e sembra che risalga ad Omero, che descrive gli etiopi come coloro che abitano gli estremi del mondo, avendo fatto sorgere errate considerazioni geografiche. La convinzione poi poteva essere supportata dai resoconti di alcuni predicatori che già tra il 1250 e il 1350 avevano identificato il monarca delle Indie con l'imperatore d'Etiopia. Tra il finire del 1400 e il 1500 così i portoghesi cominciarono a spingersi verso l'Etiopia e strinsero effettivamente contatti amichevoli con le genti del posto.
nel 1520 il missionario portoghese Francisco Alvarez ha scritto il primo resoconto diretto sull'Etiopia che circolerà in Europa e all'interno del suo testo la identifica proprio con il regno del prete Gianni. In effetti tante cose tornavano, l'Etiopia era un impero e per di più addirittura cristiano da oltre un millennio, cosa stupefacente per un europeo di allora e unica ancora oggi, visto che il cristianesimo in Etiopia risale al primo secolo d.C. Questa lunga tradizione rende l'Etiopia eccezionale tra i paesi dell'Africa subsahariana e il loro sovrano si considerava addirittura discendente dal re biblico Salomone. Quindi dal 1520 in poi i portoghesi presero a chiamare l'imperatore d'Etiopia prete Gianni anche nelle relazioni diplomatiche ufficiali, convinti di aver risolto un enigma durato 5 secoli. In realtà però ben presto si accorsero non solo delle cose che combaciavano con la storia, ma anche delle tante che non combaciavano per niente. L'Etiopia non era la grande potenza sulla quale si diceva regnasse il prete Gianni e più che fornire aiuto ne aveva bisogno contro i musulmani. In più ambasciatori provenuti dall'Etiopia in Europa rimasero del tutto stupiti dal fatto che il loro sovrano venisse identificato con questo prete Gianni e non si riconoscevano per niente nelle dicerie su questo leggendario sovrano. Come avrete capito, i portoghesi avevano adattato la leggenda all'Etiopia ma avevano preso un grossissimo abbaglio. Gli studiosi oggi scartano l'ipotesi che la leggenda del prete Gianni sia stata ispirata dall'impero etiope, riconoscendo proprio questa falsa pista dei portoghesi. Solo nel 1751 un francescano spiegò effettivamente all'imperatore etiope che in Europa ci si era riferiti a lui con il nome di prete Gianni, ma sentendo questo l'imperatore etiope rimase a bocca aperta e disse che i sovrani d'Etiopia non si erano mai chiamati con quel nome. Probabilmente fino a quel momento non erano nemmeno a conoscenza di questo titolo che gli veniva affibbiato in Europa e ovviamente l'Etiopia non aveva niente a che fare con la leggenda. L'errata pista dei portoghesi è frutto anche di una concezione del tempo ben diversa dalla nostra. Infatti non aveva tanto senso che un vero regno del prete Gianni potesse esistere ancora in Asia dopo ben 4 secoli. Dunque per trovarlo dobbiamo sicuramente tornare indietro di qualche secolo. Prima di andare avanti è bene soffermarsi un attimo sulle possibili origini del nome Gianni o Giovanni attribuito al re sacerdote. Con molta probabilità è il modo con cui gli occidentali hanno reso il termine cinese Wang, tradotto appunto con re, o anche l'appellativo turco-mongolo Khan. Quindi è molto più probabile che troveremo il nostro uomo più misterioso del Medioevo proprio in Asia, come del resto suggeriva la leggenda iniziale. Durante la Quinta Crociata, circa nel 1221, si diffonde un testo conosciuto come Relatio del Rege Davide. Nel documento sono riportate le vittorie sui musulmani di un certo re Davide, discendente del prete Gianni. Con molta probabilità è una trasposizione con elementi leggendari dell'avanzata del condottiero mongolo Gengis Khan in Persia e nel Turkestan. Combacia con questa ipotesi anche quello che del prete Gianni dice Marco Polo nel Milione, opera celeberrima che racconta il viaggio del mercante veneziano in Oriente trascritta sotto dettatura da Rustichello da Pisa tra il 1298 e il 1299. Nel Milione si dice che il prete Gianni era stato un sovrano al di sopra del grandissimo condottiero mongolo Gengis Khan prima che Gengis Khan stesso lo sconfiggesse. Il racconto di Marco Polo ci fa innanzitutto capire una possibile origine storica dell'enorme regno leggendario del prete Gianni. Probabilmente gli europei nel tempo lo avevano sovrapposto alle conquiste di Gengis Khan, che effettivamente si impadronì di un territorio enorme. In più i mongoli facevano la guerra contro i musulmani e questo dal punto di vista europeo poteva farli vedere come dei potenziali alleati. Tra l'altro probabilmente la loro religione era sconosciuta in Europa, quindi potevano essere facilmente ritenuti cristiani in virtù del principio che il nemico del mio nemico è mio amico. È facile oggi vedere che gli europei commisero tanti errori nell'interpretare così l'avanzata dei mongoli, però è altamente probabile che questa abbia contribuito ad arricchire la leggenda del prete Gianni. Comunque, sulla base del resoconto di Marco Polo, il prete Gianni si può identificare con Togrul, il Khan della tribù dei Keraiti, che fu inizialmente patrono di Gengis Khan. Alla fine Togrul però venne sconfitto da Gengis Khan, come succede al prete Gianni nella storia di Marco Polo.
Notiamo che una famosa rappresentazione europea lo ritrae in vesti da cardinale, proprio come prete Gianni, e nella sua lingua Togrul era chiamato con il titolo di Wang Khan, che sono proprio le parole che dicevamo prima, forse adattate in Europa come Gianni o Giovanni. Non è una cosa da poco poi sapere che la tribù dei Keraiti era veramente di religione cristiana. Aderivano al nestorianesimo, una dottrina che risaliva al vescovo Nestorio, vissuto nel V secolo d.C. Delle comunità nestoriane esistevano in territorio indiano e pure in Mongolia e in Turkestan fino ai confini con la Cina. Il nestorianesimo era sì considerato in Occidente un'eresia del cristianesimo, ma pur sempre di cristianesimo si trattava. In effetti, ogni volta che si fa riferimento al cristianesimo del prete Gianni, si sottolinea la sua fede non propriamente in linea con la dottrina della Chiesa di Roma, e se vi ricordate, nella lettera si diceva che molti sovrani a lui sottoposti non erano cristiani. Questo è perfettamente in linea con la figura storica di un Khan cristiano che governa però tante genti di varia religione. Il vescovo e teologo francese Jacques de Vitry scrive nel 1220 che i cristiani che abitano la maggior parte dell'India sono nestoriani e sudditi di un potentissimo principe che il popolo chiama prete Gianni. Anche lui quindi conferma il collegamento tra il prete Gianni e il nestorianesimo. Poi lascia la vaga definizione di India, anche se incrociandolo con il resoconto di Marco Polo sembra piuttosto di intravedere la precisa collocazione geografica del regno del re sacerdote tra la Mongolia e il Turkestan. Nel 1316 il missionario francescano Dorico da Pordenone conferma ulteriormente questa collocazione. Lui ha viaggiato proprio in Mongolia e ha visitato quello che ritiene il regno del prete Gianni, anche se non lo trova esattamente come gli europei lo immaginavano. Passai per molte città e per la terra del prete Gianni, sulla quale neanche una centesima parte di quello che si dice è vero. La sua principale città è chiamata Kassan, ma non è più grande di Vicenza, anche se il prete Gianni ha molte altre città sotto il suo controllo. Secondo le ricostruzioni, il frate Odorico si troverebbe nella Mongolia interna, una regione nel nord dell'attuale Cina, esattamente nelle stesse zone indicate da Marco Polo. Sembra che siamo sempre più vicini a una qualche ispirazione storica per il prete Gianni. Addirittura Togrul, detto Wang Khan, iniziò a regnare sui Keraiti proprio nel 1165, lo stesso anno della famigerata lettera. Possibile che il prete Gianni sia ispirato a lui, infatti vari studiosi la pensano così, anche se, come già abbiamo detto, esistono fonti ancora precedenti che parlano del prete Gianni e quindi ci costringono a raffinare un po' la nostra ipotesi. La prima menzione documentata del prete Gianni risale in realtà non alla lettera, ma alla cronaca di Ottone di Frisinga, storico e vescovo medievale, parente dell'imperatore Federico Barbarossa. Ottone racconta di un incontro avvenuto a Viterbo nel 1145 alla corte del Papa Eugenio III. Qui era arrivato un vescovo da Gabala in Siria. Il vescovo annunciava un evento importantissimo per la cristianità. L'anno prima ed essa era caduta nelle mani dell'emiro musulmano. Come abbiamo già visto, questa fu la motivazione per bandire la seconda crociata. Ma il vescovo siriano diceva che c'era anche un potenziale alleato per i cristiani. Infatti raccontava che un certo presbitero Giovanni, cristiano nestoriano che ricopriva la duplice carica di sacerdote e re, aveva riconquistato la città di Ecbatana in Persia in una grande battaglia non molti anni prima. In seguito partì per Gerusalemme per salvare la Terra Santa, ma arrivato al fiume Tigri fu costretto a tornare nel suo paese. Questo racconto non è del tutto leggendario, anzi proprio 4 anni prima, nel 1141, i turchi musulmani erano stati sconfitti veramente da un potente sovrano. E questo sovrano era Yeludashi. Yeludashi era un membro della famiglia reale dei Liao, una dinastia tribale che controllava vaste aree della Mongolia e della Manciuria. Lui sconfisse i turchi e conquistò la Sogdiana, la Battria, la Corasmia, entrando a Samarcanda nel 1141. Questa stessa campagna di conquista compare anche in un'opera annalistica chiamata Annales ad Mutenses, dove Yeludashi è sempre indicato come presbitero Giovanni.
quello che sappiamo sugli Elidashi in effetti può andare a combaciare con le caratteristiche storiche del prete Gianni, seppur con tutti i problemi che può aver avuto l'interpretazione di questo sovrano in Occidente. Innanzitutto ha il titolo di Khan, che avrebbe ispirato il nome Gianni e è connesso ai popoli di area mongola che, come abbiamo visto anche nel 1200, verranno sempre collegati al prete Gianni. Per un occidentale, facilmente un leader mongolo poteva ricoprire sia la veste di autorità politica che religiosa, sembrando un re sacerdote. Essendo a capo di un vasto territorio, aveva altri leader che erano suoi tributari, come il prete Gianni. Maggiori problemi si potrebbero incontrare con la sua religione, visto che Elidashi era forse buddista e non cristiano. Ma durante la sua espansione incontrò sicuramente gruppi di cristiani e si mostrò molto aperto nei loro confronti. Anzi, in seguito alla sottomissione di classi dirigenti di confessione nestoriana, Elidashi decise di seguire una politica contraria alle potenze musulmane, presentandosi agli occhi degli occidentali proprio come difensore della cristianità. Magari non era cristiano lui stesso, ma sicuramente fu nemico dei musulmani e chiunque fosse contro i musulmani poteva facilmente essere interpretato come un alleato dei cristiani. Così si conclude il nostro viaggio alla ricerca dell'uomo più misterioso del Medioevo che, dietro a strati su strati di leggende, potrebbe essere stato proprio un sovrano orientale, probabilmente legato alla Mongolia, che affrontò i musulmani. La sua leggenda poi ha spinto per secoli le esplorazioni e la speranza di un aiuto antimusulmano da Oriente. Questo mi pare già un buon punto di arrivo nello svelare la possibile vera figura storica da cui è partita la leggenda del prete Gianni, piuttosto di tante analisi che la leggono solo come una pura favola. Poi possono esserci altre ricostruzioni di una leggenda così complessa e stratificata, anzi fatemi sapere nei commenti se voi conoscete altre ipotesi. Se avete apprezzato il video iscrivetevi al canale per non perdervi tante altre indagini su enigmi storici come questa e magari consigliatelo a amici ai quali piacciono questi argomenti. Grazie per la visione e a presto!